sostiene. Vabbè. Allora, noi abbiamo stasera un graditissimo ritorno, perché Claudio Aiandolo è già venuto qui da noi. Claudia Aiandolo è una di quelle autrici assolutamente straordinarie, per la verità un po' misconosciute in un tempo in cui si parla di autori straordinari, però non si citano quelli straordinari, si citano quelli che vanno per la maggiore, diciamo così, che non sempre sono delle rappresentanze significative. Voi ad Avellino ne avete tanti di grandi autori, quindi non faccio commenti su ciò che va di moda. Però devo dire che Claudia Aiandolo, che è già venuta a presentare il suo precedente volume, in realtà ci presenta un volume di poesia che è un'integrazione di quel volume, cioè aggiunge a quel volume già esistente Egre, sì, aggiunge Aria. Però io, in realtà, siccome Claudia Aiandolo è un personaggio a tutto tondo, quindi un personaggio talmente straordinario che averla qua per me è un'occasione, soprattutto poter registrare le cose che ci dice un'occasione. È una persona che ha una serie di idee sulle cose della vita, fa una serie di cose in termini di impegno culturale che io ho cercato di riportare più puntualmente di quanto aveva fatto la stessa Claudia, che mi ha dato delle informazioni in parte non complete, e io ho dovuto completarle perché mi sono incuriosito, per esempio, questa cosa bellissima che lei ha fatto l'anno scorso, credo che avete fatto il primo Assolto sulla Luna, sì, della direzione artistica del Festival di Letteratura per l'Infanzia, per ragazzi dell'infanzia. Sì, legato alla figura di John Charity, che è questo grande poeta italo-americano, che è uno degli scrittori per l'infanzia più conosciuti al mondo, tradotto in tutte le lingue, non tradotto in Italia. Adesso quindi sto collaborando con la State University di New York, e con Luigi Fontanella stiamo collaborando, proprio per tradurre Ciardi in italiano. Ciardi che è di origini italiane, perché i suoi genitori erano tutti e due italiani, irpini, la madre di Mano Calzati, il padre di San Potito. E a Mano Calzati voi fate questi. E a Mano Calzati quindi io ho ideato questo festival legandolo però alla figura di Ciardi praticamente. Perché adiostescamente avete fatto questa cosa? No, vabbè, perché io una mia idea perché... mi piaceva, mi piaceva il personaggio, mi piace, io sono una patita di Ariosto, e credo che sia uno scrittore eccezionale Ariosto per tutta una serie di motivi. Poi Calvino ci ha scritto quel saggio, La leggerezza, vabbè, che tutti conosciamo. E però tra i personaggi dell'Orlando Furioso, quello che io amo in maniera particolare è Astolfo. Mi piace tantissimo proprio l'episodio di Astolfo che va sulla Luna, quindi la Luna, Astolfo, e quindi mi piaceva questa... ha questa ambiguità, no? Il senno dov'è? Sulla Terra e sulla Luna, chi è savio, chi è pazzo, questo... E quindi, per questo l'avevo intitolato Stolfo sulla Luna. Ma come è andata questa? La prima edizione è stata l'anno scorso? Allora, la prima edizione è stata a maggio 2012, è andata bene, nel senso che sono arrivati i racconti da tutta Italia. Adesso stiamo cercando di raccogliere i racconti finalisti, perché abbiamo fatto una giuria esclusivamente di bambini. Ma la dice da che età? Delle scuole elementari. Scuole elementari. Per cui abbiamo fatto leggere questi racconti ai bambini. La cosa assolutamente divertente, sapete qual è stata? Naturalmente io arrivavo nei racconti, li leggiucchiavo pure, no? Poi li passavo alla maestra, però cercavamo di non orientare i bambini. E sia io che la maestra non ci eravamo accorti di due plagi. Assolutamente. I bambini invece si sono accorti che quei due racconti erano plagi da film, sai, questi film americani su Babbo Natale, no? Tutto questo mese di dicembre, queste cose su Babbo Natale. Due racconti di questi riprendevano pari pari, proprio storie di un Babbo Natale, eccetera, eccetera. Né io né la maestra avevamo capito che si trattasse di plagi, i bambini invece l'hanno, e hanno addirittura, quindi sono stati molto attenti, sono stati proprio critici. Poi a questo abbiamo legato, ti ripeto, abbiamo legato una conferenza su Ciardi, perché Ciardi è pochissimo conosciuto in Italia, proprio dagli addetti ai lavori, proprio, invece è stato un poeta molto molto famoso in America, tant'è che post mortem sta pagando un po' questa fama. Che sai, i poeti laureati di Montale un po', no? Quindi poi dopo morte pagano. Però come scrittore
però era poeta e aveva poi una produzione per l'infanzia. Questa produzione per l'infanzia è tradotta in tutte le lingue del mondo, ripeto, non è tradotta in Italia. Ora, i figli di Charlie, gli eredi, hanno dato, diciamo, i diritti alla State University di New York, dove c'è appunto questo fondo Charlie. Quindi tramite Luigi, con Luigi Fontanella abbiamo messo su tutta un'operazione, per cui adesso presenteremo tra maggio e giugno, appena possibile, forse luglio, insomma, stiamo vedendo, presenteremo la prima traduzione di un racconto di Charlie, il pellicano, e poi insomma vediamo come va. Insomma, una storia interessante, perché lui, la madre analfabeta, parte da Manoparzati, arriva in 13 anni, arriva in America, conosce uno del paese limitrofo, perché poi San Potito e Manoparzati sono attaccati, si sposano, hanno dei figli, eccetera, l'ultimo figlio maschio, questo Charlie, papà muore, che lui ha 3 anni, e come in tutte le famiglie italiane del sud, tutti poi devono concorrere affinché questo ragazzo studi, le sorelle devono lavorare, tutti devono lavorare perché il maschio di casa deve studiare, e lui diventa un poeta famoso, praticamente, che scrive poesie su questo posto mitico da cui proviene la madre, questa mano guantata, perché quel paese si chiama Mano d'Alzato, allora su questa mano guantata scrive delle cose stupende, no? Che sono delle favole, poi naturalmente. Lui poi era molto famoso anche perché era un lottologo. E sai che Charlie, naturalmente ho dimenticato di darti la notizia più importante, è colui che ha tradotto la Divina Commedia di Dante, l'ha tradotta in americano. Per cui tutti quelli che studiano Dante in America studiano sulla traduzione di John Charlie. Interessantissimo, sì, ma è interessante proprio come cosa. Adesso, se riusciamo a fare questa operazione, è bello che quando ci facci sapere anche quando ci stai iniziando, vediamo se possiamo pure collaborare, creare un minimo di collaborazione, sicuramente, soprattutto venire a sentire nel giorno in cui compiete le attività presentate, ti faccio sapere, anzi, perché abbiamo bisogno proprio di creare un gruppo di studi poi. A disposizione, devo dire, tu fai tantissime cose, però questa mi era sembrata particolarmente. Questa è l'ultima cosa che mi ha incantato. Significative. Tu poi hai fatto tante cose, hai fatto questa cosa per l'Aquila, hai partecipato al Collettaneo per l'Aquila, poi hai partecipato, a parte che hai partecipato anche al mio libro in corso di pubblicazione, che sei oramai addirittura d'arrivo al Collettaneo Il Silenzio del Diritto. Hai partecipato al libro di poesia erotica al femminile di Topolino. Ecco, una cosa che ti volevo sempre, prima di parlare del libro, tu hai sempre preso le posizioni molto nette anche su questo tema della femminilità, no? Anche la tua poesia qui ne parli. Io ho cercato con il mio umile contributo, ho cercato di dire questo tema delle dolorose tracce generazionali, in particolar modo la presenza della femminilità, quella di tua madre, delle madri in generale, è molto presente nel tuo libro. Ma poi c'è tutto questo tema delle tracce generazionali, in cui vi sono dei padri, delle figure maschili prevalentemente assenti, come se fossero un po' più impalpabili, incontumaci, tu li chiami padri incontumaci, e delle figure femminili invece molto presenti, non solo molto presenti, ma che poi garantiscono questa continuità della storia, questa continuità della cadenza vitale, no? Come se, a parte perché la rendono possibile, ma anche perché poi la seguono questa cadenza vitale, in qualche modo la raccolgono, la custodiscono, e tu nel libro si evince molto, se poi leggeremo qualcosa che si noterà di più. E le figlie disabitate, cioè queste madri che partorirono nella carne anche Dio, che partorirono nella carne tutto, questa dimensione assoluta, no, del parto, e anche questo parto che etimologicamente poi è un viaggio, è una dimensione nuova, sempre nuova. Stessa radice di porto, infatti, esattamente, andiamo lontano. Andiamo lontano, e le figlie disabitate, cioè questo tema della femminilità che è molto forte, come dicevo prima, è molto forte, però è prevalente su tutto, come se io lo avvertisse su tutto, però la tua femminilità che può apparire come una femminilità di contrapposizione, in realtà è una femminilità di accoglienza, perché poi in tutto il libro c'è sempre questa traccia anche dell'amore, dell'accoglienza, della scoperta, no? attraverso il legame con l'altro, attraverso la diversità. Ecco, io devo dirti che questo libro l'ho trovato particolarmente forte, cioè forte per uno come me, che ovviamente è abituato alla poesia più al maschile, perché la scrive, l'esercito, comunque la legge, quella prevalentemente al maschile, salvo casi eccezionali che tra l'altro recentemente abbiamo anche sottolineato proprio nell'incontro con gli studenti della scuola,
dell'Istituto Telesi, in cui abbiamo parlato di Silvia Plath, però salvo questi casi... Nata il 27 ottobre come me, anche no, cioè io sono nata il 27 ottobre come Silvia Plath. Spero che... Non fare la stessa fine, no, non farò la stessa fine. Cos'è mia cognata, Erminia? Ah, pure nativa, Silvia Plath, no, nel 27 ottobre 1930. Sì, esattamente. Lei è morta a 50 anni, che è morta. No, è morta. No, è più piccola, hai ragione. No, è morta una trentina d'anni. Ah, nel 63, scusa. 63, sì. Tant'è che noi abbiamo citato quel giorno che ci siamo visti, che era il giorno della morte, era l'anniversario del giorno della morte, ci siamo visti, era a febbraio del 63. Sì, febbraio. No, veniva 50, perché 50 sono, adesso sono i 50 anni dalla morte di Silvia Plath, è stato pochi giorni. Sì, Dunque, grande Silvia Plath. Grande Silvia. No, io ho cercato di mettere in evidenza, quindi vengo più che altro al testo, che poi ci sono tutte queste, questo mondo delle cose, io che sono irpino, come hai detto, di origini, sia pure di adozione sannita, però devo dire questa cosa che la nonna contava nella Controllo, io ho avuto un'associazione che ho chiamato Controllo, quindi mi è particolarmente cara, contava le mele. Una cosa che io ricordo molto della mia infanzia, sì, che le persone anziane, cioè, sì, avevano questa cosa, avevano un rapporto con le cose, le contavano, le curavano, sì, le accudivano, sì, come se fossero delle persone. E devo dirti, poi in questo tempo, che era un tempo che era dilatatissimo, perché poi come se avevano probabilmente, noi forse ne abbiamo meno, ci sembra di averne meno, un tempo infinito a disposizione. E quindi questo tempo, che era un po' il tempo poi della tua dimensione, di un mondo anche che è un mondo particolare, del mondo irpino, no? Nel quale tu sei di nascita per caso, di nascita milanese. Sì, sono, però poi sono irpina per parte di padre, ma sono burina da parte di madre, perché sono dei Castelli. Ah, dei Castelli da parte di madre. Dal Pano Laziale, da parte materna. Irpino per padre e nata a Milano. È nata per caso. Tu l'hai messo in evidenza. Sì. Dunque, finisco questa cosa ricordando che in questa terra di ponti e gallerie, che presumo si riferisca alle Filippine, sì, e anche terra di suicidi, esistono delle intransigenze, esistono dei silenzi, esiste un vuoto a rendere, tu lo chiami così, un vuoto a rendere. Tutto questo sembrerebbe anche il frutto di una tensione drammatica, che sicuramente si avverte ovviamente all'interno del testo, però io quello che ho voluto mettere in evidenza è che tu hai poi una leggerezza, hai parlato di Calvino, non posso non citare la prima delle lezioni americane di Calvino, sulla leggerezza, tra l'altro io l'ho già detto l'altra sera a cena, nel mio programma elettorale, siccome io mi candido a fare direttore di dipartimento, non mi candido politicamente, cioè si era spaventato anche il Vallone recentemente quando ha sentito di candido, no, non di candido. Non sapendo che cosa scrivi, oramai tu qualunque cosa dici nella realtà delle cose, soprattutto per lui del mondo dell'università e della scuola, poi sono gran parte delle persone presenti sono del mondo dell'università e della scuola, direi tutti, e oggi siamo al complesso, diciamo, solo università e scuola, viviamo all'interno di gabbie normative strettissime, tu lo evocavi prima, no? Ci muoviamo senza poter muoverci, cioè, siamo liberi senza essere liberi, realizziamo degli obiettivi perché sappiamo che tutto è parametrato, tutto è parametrabile, o tutto apparentemente parametrabile. Quindi viviamo all'interno di questa burocrazia creativa, fintamente creativa, nella quale dovremmo essere anche un po' felici, però non ci riusciamo perché oggettivamente siamo piuttosto ristretti. In questa condizione io ho detto, ma io che cosa mi canto a fare il direttore di partenza? Che dirò? Lo dico al mio amico Felice, che è il mio comunicatore personale, oltre il comunicatore dell'università. Che devo dire? Devo mettermi a parlare del fatto che il personale non docente è buono, quello docente è ancora meglio, gli studenti sono tutti belli e bravi, c'hanno tutti quanti le chiome fluenti, c'hanno gli occhi bianchi, gli occhi azzurri, gli occhi rossi, non so cosa ci posso mettere, cosa posso promettere? Cioè oggi tu quando scrivi un programma dovresti promettere delle cose, o dovresti garantire delle cose. In realtà tu non puoi né garantire né promettere, perché non disponi della libertà di dire e di fare. Allora, in questa condizione, se ti candidi a fare una cosa nella vita, ti impegni a fare una cosa nella vita, ti assumi la responsabilità di fare una cosa nella vita, come tu hai assunto la responsabilità di fare a storto, effettivamente solo una piccola parte di quello che tu fai ti appartiene, il resto è un po' casuale e peraltro è molto governato, è molto disciplinato, soprattutto nel mondo dell'università e della scuola. Che l'università e la scuola prima l'hanno uccisa e poi adesso hanno disciplinato questa
disposizione degli organi interni, diciamo così. È morto, quindi adesso ovviamente dobbiamo fare tutti gli organi. Allora questo deve stare in questa teca qui, lo dobbiamo spostare, che qua siamo tutti fegati, dobbiamo metterlo in un'altra teca, deve stare col pancreas, qua siamo tutti fegati, tutti le persone che fanno i docenti di scuole e università. E qui sono gli studenti, qua stanno in questo. Allora, non sapendo che dire, ho detto, vabbè, allora questo punto mi invento una cosa nuova. Che cosa mi sono inventato? Ho liberamente tratto la lezione americana di Italo Calvino, torno quindi alla tua leggerezza, la lezione americana di Italo Calvino, ho tratto delle parole chiave per una sorta di decalogo di un programma elettorale. Quindi ho fatto convivere questo programma elettorale ipotetico, ho fatto convivere Italo Calvino. Mi sembrava, a parte che insegno di letteratura, mi sembrava un modo per ritrovare quel senso di, non so, di armonia, di leggerezza, di allegria, di fantasia. Poi, pensate, quella è stata proprio l'ultima opera di Italo Calvino, l'ultima cosa scritta, anzi non l'aveva neanche terminata, non è anche realizzato, non è andato proprio negli Stati Uniti a parlare, non è neanche. Ne parlavo con i suoi amici, con citati, cioè con quelli che lo andavano a trovare, e con questi amici che appunto lo chiamavano queste sue lezioni, che non avevano un titolo, appunto lezioni americane, che doveva fare, doveva rendere appunto negli Stati Uniti. E mi sembra che il tema di fondo, che poi molto presente nel tuo libro, è che ma che piacere ci abbiamo ancora noi di vivere? Cioè, e tu nel tuo libro mi sembra che cerchi questo tuo piacere di vivere nelle cose. Proprio nelle cose che in qualche modo hai intorno, nelle persone che hai intorno. Cioè, non lo cerchi in una trasfigurazione della realtà, lo cerchi proprio nella realtà che ti sta intorno, nelle piccole e grandi cose che ti stanno intorno. E quindi io, quando dico una voce che viene da lontano, che giunge a noi così com'è, perché non sa di esistere sul serio, giunge a noi fiutando l'aria di questi nostri posti, in cerca, sempre in cerca di qualcosa irraggiungibile. Questo qualcosa è appunto irraggiungibile. Ecco, secondo me questa è un po' la sintesi, non solo della poesia, ma poi di tutto il percorso della poesia in generale. Devo dire, tu sei una di quelle poetesse, come dice il nostro comune amico ferrarese, Angelo, che è venuto anche a presentare il suo libro, che tu scegli quel poeta. Sì, sì, sì. Devo dire che tu sei una di quelle poche, di quei pochi esempi di poeti viventi, a lungo che hai superato di gran lunga Silvia Plath, di poeti viventi, che è in grado ancora di raccontare delle storie con la sintesi che impone poi per certi aspetti la poesia. Ecco, io la domanda è tipo, che tu per me sei sempre stato un po' un esempio, no? Anche quando sei tenuto le lezioni all'università, anche quando hai parlato di Beckett, quindi anche quando hai parlato di cose proprio non leggerissime, quindi hai parlato del teatro dell'assurdo, sei sempre stato un po' un esempio. Il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare, la tua voglia di cambiare, che poi sono riflessi anche nella poesia, con tutte le melanconie che la poesia contiene, che deve contenere, altrimenti non ti verrebbero a scrivere poesie se non portassi dentro poi quel tono melanconico, che sì, in qualche modo lo ispira, di sottofondo. Ecco, partiamo dalla poesia come parola di conforto, perché poi in fondo leggere una poesia significa anche questo, e ritrovarsi, e ritrovare, e fermarsi un attimo, sì, e ricomporre i pezzi che ti stanno intorno, sì, che non si ricompongono più. No? Io questi giorni pensavo al fatto che stanotte ho fatto un sogno che era più un incubo, che un sogno, in cui la mia mano si allontanava troppo dal corpo, quindi in realtà la mia mano toccava le cose, ma io non riuscivo più a toccare le cose, perché era così lontana dal mio corpo, non riuscivo più. Allora, ecco, io invece la poesia, se la dovessi descrivere come una cosa, è come una mano che è ancora attaccata al corpo, una mano che ancora riesce a dare al corpo le sensazioni che il corpo cerca attraverso la mano. Ecco, io la tua poesia la vedo ancora come una cosa possibile, in cui la vita riesce a essere ancora una cosa bella, ma possibile, non una cosa impossibile. Che spesso la poesia mi sembra come una cosa irraggiungibile. Irraggiungibile non nel senso di un'esperienza, ma irraggiungibile nel senso come una cosa che deve stare necessariamente lontanissima da noi, perché possa essere raccontata, spiegata. Non lo so, il fatto è che, come tu sai, perché anche tu sei poeta, secondo me intorno alla parola poesia viaggiano una serie di equivoci ostuosi. Perché? Proprio per quello che dicevi tu. Perché forse anche per il fatto di essere italiano in qualche modo, no? Ci portiamo appresso questo bagaglio che ci viene da lontano, insomma, e di essere gli eredi, ci sentiamo forse eredi di qualcosa, insomma, a volte non lo siamo, insomma, non lo meritiamo.
Però c'è il fatto che per lunghissimi secoli in Italia la poesia è stata veramente un affare per pochi, insomma per pochi eletti, no? I poeti erano dei cortigiani, erano dei venduti, era gente che scriveva per i compleanni, per le occasioni. Lo stesso Ariosto, che io amo alla follia, insomma, giusto perché era talmente grande, è riuscito poi a scrivere più o meno quello che voleva, ecco, ma altrimenti non è. Quindi noi siamo, come dire, insomma, per cui quindi pensiamo alla poesia o appunto come a questo esercizio di belle parole, no? Questa una sorta di calligrafia proprio, e per cui io comincio sempre le mie lezioni sulla poesia dicendo ai miei alunni, se in una poesia trovate i gabbiani e non è Cardarelli, cestinate. Tutte le poesie dove ci stanno gabbiani, tramonti, cestinate. Insomma, poi ci sta Cardarelli, c'è stata una di Cardarelli bellissima sui gabbiani. Dico, diffidate di questi che vedono i gabbiani, io dico a Nusco. Nusco sta a 1000 metri, no? Dico, perché vede, c'è gente che vede i gabbiani a Nusco, allora uno si deve preoccupare se vede i gabbiani a Nusco, perché vuol dire che a Nusco c'è una grande discarica. Bravo, esattamente quello che oppure che chi ha scritto, insomma, ha bevuto qualcosa che non doveva bere di prima mattina. E quindi questa poesia che è totalmente lontana dalla vita, da quello che è la poesia che ci viene appunto dalle pastorelle, dall'Arcadia, da tutte queste cose qua. E poi c'è l'altro aspetto, la poesia, quindi la poesia che è solamente emozione, che è emozione facile, che eccetera. Dall'altra parte invece pensiamo, c'è l'altro tipo di poesia, che quella deve essere forza difficile, non si deve capire. O ci devono stare i gabbiani. Non si deve capire. Poi tu leggi Orazio, per dire, no? Leggi Catullo e dici, ma come questa gente si capisce? Oppure scrive anche in un'altra lingua, pure in una lingua morta, ma com'è che questa gente si capisce? E quindi c'è un problema grosso, voglio dire, di fondo. E per quanto mi riguarda, io non so perché scrivo poesia, perché la scrivo da quando ero bambina, perché come tutti quelli che scrivono io ero affascinata sono ancora affascinata dal ritmo, mi innamoro delle parole, mi innamoro degli echi delle parole, mi innamoro del ritmo, della musicalità, di questo, insomma, no? Poi intorno a una parola poi si costruisce un'immagine, quell'immagine poi diventa altro, lo sappiamo tutti qual è il processo creativo, è questo poi di fondo. Però poi mi sono sempre posta poi il problema della comunicazione. Ecco, sarà perché appunto ho una formazione classica, per fortuna ho una formazione classica, e quindi mi hanno insegnato questo, i classici, no? La lettura dei classici ti insegna questo, ti insegna l'equilibrio, ti insegna la comunicazione, ti insegna a comunicare, ti insegna che le parole sono importanti e che quindi se sono importanti non le puoi svendere, non le puoi utilizzare così, non le puoi buttare perché ti commuovono, perché ti piace quella parola, ma quella parola c'ha un significato, c'ha una sua rete intorno, c'ha un suo mondo, c'ha una sua cosa. E quindi io cerco di fare innanzitutto poca poesia, sono una che scrive poco in poesia, quel poco che scrivo lo censuro anche, molto lo cestino, perché proprio perché la poesia è un momento magico, una forma, insomma, se è solamente sfogo, non è poesia. Ecco, quel momento lì è tuo, e poi devi avere il pudore di non farlo leggere a nessuno, di buttarlo, insomma. Se riesci a diventare qualcosa in più, se da quello riesci a tirare fuori una cosa che abbia senso pure per gli altri, che sia anche che puoi comunicare un'emozione che è universale, allora forse hai fatto poesia. Ma come diceva Montale, che era Montale e che io ricordo sempre, ha scritto solamente 5 libri di poesia nella sua vita, e ha detto che probabilmente lo avremmo ricordato per una 50ina di versi. Ecco. La poesia è una cosa, come dire, insomma, ci vuole onestà. Ci vuole l'onestà di cui parlava Sabba per la poesia, no? Ecco, bisogna essere proprio onesti, un'onestà che forse il poeta più dello scrittore in prosa deve assolutamente imporsi, perché sennò è aria fritta, è altro, insomma, no?
penso modestamente, da che cosa, sì, la poesia si deve emozionare, però nello stesso tempo deve anche avere una sua forma, un suo equilibrio, una sua bellezza formale, perché sennò non vale. No, non vale niente secondo me, cioè la brutta poesia che però dice tanto, a me non piace, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una bella poesia che dica delle cose, ma la brutta poesia che dice. Egre perché? Allora, egre perché? Perché quando ho pubblicato Egre, quando la maggior parte delle poesie in Egre appartengono ad un momento della mia vita in cui ho, non dico, ho quasi sfiorato la depressione. Per fortuna sono una persona talmente vitale che la posso solo sfiorare la depressione, posso solo da lontano. Però in quel momento sì, quello è stato un momento brutto della mia vita in cui veramente vedevo tutto nero, cioè non riuscivo non lo so. Perché egre evoca la fatica. Egre evoca una parola, per la verità c'è cioè una parola dialettale, c'è cioè un'espressione dialettale che è non tengo genio, che però non è intraducibile in italiano. Allora io mi sentivo così, come una che non teneva genio. Questo non tengo genio, no? Che è un po' non ho voglia, un po' sono stanca, un po' non... Si chiama acidia. Acidia, sì, però è... fino a, un po' è acidia, un po' non lo so, insomma è una parola... Però non era traducibile proprio in italiano, no, mi piaceva proprio questo fatto di quando le vecchie dicevano non tengo genere. Non tengo genere più, cioè, rispetto alla CD c'è più svogliati. C'è più questo senso proprio della... questo coso non tengo genere. E non riuscivo a trovare una parola, un'espressione italiana che rendesse questa cosa, che corrispondesse. E poi mi è venuto in mente questo avverbio latino, che è un po'... contempla, no? Qua abbiamo, c'ho la mia amica latinista, che un po', insomma, no, contempla un po' tutte questi significati, perché non è solamente, non mi sento bene, nel senso che sono malato, però è una malattia, però è anche una forma di pigrizia, di acidia, di non dare genio proprio, no? Proprio di non avere voglia, di non riuscire... è perché io in quel momento non riuscivo a vedere luce, mi sembrava che tutto, infatti la raccolta si apre con questa storia di pesci mutanti, eccetera, di questa realtà, perché appartengo ad una generazione che ne so, insomma, aveva pensato in tanti modi, si era pensata in tanti modi a 20-30 anni di distanza. Ma mai avrebbe ipotizzato un mondo come questo. Cioè io se mi fermo un attimo a riflettere sul fatto che su quello che pensavo quando avevo 20 anni, e su come immaginavo il mondo, non tanto la mia vita, ma perché bene o male ho fatto quello che volevo nella vita più o meno, sono riuscita ad evitare le trappole più consuete, insomma quelle più... Però il mondo uno non avrebbe mai pensato, no? Ad una situazione come questa, insomma, in cui i propri valori sono altri, questi 30 anni è come se fossero stati 300, non so, no? Se uno guarda indietro, no? Non lo so, insomma, anche la situazione politica, ma io dico proprio planetaria, globale, no? Uno non avrebbe mai ipotizzato, anche nel peggiore degli incubi, anche nella peggiore delle distopie, che saremmo arrivati in un mondo in cui, come spesso mi dico da sola, parlando con i gatti, cioè in realtà i gatti li uso come alibi, parlo col gatto perché sennò insomma, mi sento pazza, in cui i ricchi vogliono fare la rivoluzione, sono i ricchi che vogliono fare la rivoluzione, non sono più i poveri. I poveri non esistono più. I poveri non esistono. Dove sono i poveri? Ci sono i poveri. Ci sono i ricchi che vogliono fare la rivoluzione. Il povero non ha più neanche, non esiste più neanche come numero, come non lo so, anche del linguaggio burocratico, per esempio, no? È non possidente, è non tenente. Ma cioè, la parola povera è stata proprio cancellata. Pure questo è un mondo di poveri. Cioè,
lo so che la povertà è relativa, tutto quello che vogliamo in Occidente, cioè, no, voglio dire, la situazione è sicuramente peggiorata. Siamo prigionieri di un mondo fatto di banche, di economia, ma di un'economia che non ha niente a che, più a che fare con la parola greca, oikos, casa. Non c'è più niente a che fare con questo, voglio dire, no? Cioè, perché si continua a chiamare economia quando ha a che fare con... Non, io non so con che cosa, so solamente che mi arrabbio moltissimo quando leggo sul giornale cose tipo i mercati si arrabbiano, i mercati si sono in allarme, i mercati sono, si sono arrabbiati, i mercati sono in allarme. Dico, ma io non capisco, i mercati sono Dio, ma chi sono questi mercati? Ma che? Ma l'ontologia dei mercati è maschile, ma chi sono? Ma dietro al mercato, abbiamo dimenticato che dietro al mercato ci sono le persone. Che mercato significa, che ne so, significa distribuire la ricchezza, cioè etimologicamente. Abbiamo dimenticato delle cose 20 anni fa, 30 anni fa, non avremmo immaginato questo, oggi siamo addirittura assuefatti a tutto questo. Io, come dire, insomma, un giorno sì e uno no. Cioè, i giorni in cui dico, vabbè, è andata così, che devo fare? I giorni in cui mi arrabbio ancora. Questo è il punto. Dice, che serve scrivere poesia? Boh, è un messaggio nella bottiglia. Forse fra qualche anno qualcuno dirà, vabbè, non erano tutti stronzi. C'era qualcuno che... non erano tutti uguali. Forse c'era qualcuno che ancora si incavolava per queste cose. Perché a me queste cose mi fanno molto arrabbiare ancora. Sto qua. Leggiamo di Egre questa poesia che mi piace molto, dice: ho perso amici, libri ed amore, naturalmente, lasciato ombrelli dappertutto, nei bar e davanti alle fermate, perché non so di esistere sul serio, perché di questa cosa. E guardo io stessa le tracce del mio passato, le tue le annuso, perché non saprei da che parte cominciare il giorno, se non sapessi del tuo odore da qualche parte. Ecco, questa poesia è una delle mie preferite, e questa fa parte di Egre. Al di là del fatto che ti dimentichi gli ombretti, mi dicevi di dimenticare un po' tutti, ma conoscendoti ho capito che stai diciamo, mi ha proprio l'idea dell'ombretto che ti dimentichi nel bar. Poi tutti ci riusciamo, ma una persona come te mi sembrava proprio ideale. Sì, no, io dimentico tutte le cose, ma veramente sono così, lascio le tracce. Veramente sono così, lascio tracce ovunque. No, ecco, questa, questo perdere amici, libri ed amori, naturalmente, come, è la cosa più semplice che possa succedere, perdere amici, libri ed amore. È la cosa più naturale che possa succedere. Ecco, ricondurre alla naturalità delle cose. In fondo la poesia, cosa, secondo me tu l'hai detto poco fa, secondo me la poesia è proprio questo, cioè riporta in un mondo innaturale le cose naturali. Sì. Cioè riconduce tutta una serie di cose che non riesci più a tenere insieme. Esatto. Le riconduce e le ricompone. Le ricompone per dare il minimo di senso. Per dare un minimo. Il minimo di senso, perché altrimenti non è, il senso non c'è. No, perché il problema qual è? Tu l'hai detto benissimo, in realtà io ti ho provocato e tu l'hai colto benissimo la provocazione. In questo poi grande impareggiabile, cioè recita soggetto, siete con l'attrice nata. Noi quello che abbiamo, noi ci stiamo allontanando da alcune cose che sono, alcune cose che per noi erano ovvie 30 anni fa. Sì, no? Cioè, tu l'hai ricordato benissimo, 30 anni fa era. Cioè, come si faceva a pensare la sovranità di un popolo come una cosa che non appartiene più al popolo? Cioè non te la potevi immaginare, oggi invece la sovranità del popolo non appartiene più al popolo. Sì, no? E noi pensiamo alle agenzie di rating come una cosa che gestisce la nostra vita, quindi noi ci dobbiamo preoccupare se, senza nessuna particolare considerazione nei confronti di Grillo o di chiunque altro, tu parlavi della rivoluzione dei miliardari, quindi dei ricchi, tu hai detto dei ricchi. Ma il problema è che com'è possibile che una cosa del genere, io ho fatto anche un piccolo editoriale che è uscito su Sannio, che noi non abbiamo più la possibilità di scegliere, perché se scegliamo e questo non piace alle agenzie di rating, questa cosa che non piace alle agenzie di rating ci, esatto, mette nella condizione di preoccupare. I mercati si incavolano, una volta era Dio che si incavolava per mandare il diluvio, adesso sono i mercati che mandano una cosa che è un esatto, in effetti è lo stesso, è una cosa molto simile a quello del diluvio. E devo dirti che questa cosa mi imbarazza, mi colpisce, anche profondamente mi rattrista, perché come dicevi tu, non c'è un interlocutore, non c'è una persona contro cui, o un soggetto, un'entità contro cui scagliarti, non ce l'hai, non ce l'hai più. E soprattutto non ce l'hai in termini tuoi di dignità, perché la tua dignità che è stata completamente, è completamente tirata via. E quando io raccontavo ai miei amici, ai miei studenti, che sentivo adesso in autobus, neanche più quello si sente a Napoli, quando prendevo l'autobus a Napoli, sentivo le signore che parlavano dello spread.
E dice la vecchietta, dice l'altra vecchietta, ma oggi Giuspretto come sta? E quindi, cioè, questa cosa mi imbarazzava, perché la vecchietta innanzitutto non sa che significa Giuspretto, quindi proprio la parola non è noia, quindi utilizza un modo di comunicare che non è più nelle sue parole. È fatto apposta. Ma è fatto apposta. È fatto proprio perché non dobbiamo capire. Devi essere espropriato. Perché già il linguaggio ti... devi essere espropriato. Questa è la verità. Se io non ci arrivo vuol dire che è una cosa veramente grave, veramente importante. Perché io non ci arrivo manco io, capito? E allora, ecco, a me quello che interessava molto oggi, avendo il privilegio di vedere Claudia, è proprio quello di dire, ma spostiamoci sulle cose che amiamo, le cose che conosciamo, riportiamo tutto a livello di ciò che possiamo, di cui possiamo veramente parlare, perché noi umani, di cui non possiamo, di cui, perché oggettivamente la tua poesia ci porta... Il concetto di humanitas è andato a farsi friggere, perfetto. Vabbè, tu sai che io mi occupo molto di questo argomento, quindi non lo evoco, perché poi rischierei, però vorrei che tu leggessi alcune delle poesie, perché tu sei anche molto brava a leggere. No, quello che preferisci. Io ti ho letto una che mi piace moltissimo, da cui ho fatto il comunicato stampa, non sa di esistere su sé. Allora... Così ci maneggi anche il tuo libro. Pine e primavera. Cioè, pine e primavera? Sì, Valeria chiede pine e primavera. Ti direi che è ancora primavera. Se avessi un indirizzo, un telefono, un recapito qualunque, per sapere chi c'era, chi hai visto dopo il ponte. Qui è lo stesso, i tetti a contenerci tra acqua e vento. Mattine in cui risparmio i gesti, minimizzo le parole, penso fiori che non ti porterò. E era su, diciamo invece, sulla, proprio sulla questione dell'attualità, no? Di come io sento, ecco, c'è questa, no? Ecco, che fotografa un po' una situazione, è una situazione di... fotografata di 3 o 4 anni fa, in cui mi ero molto arrabbiata. E mi ero molto arrabbiata, sono stata per giorni veramente incupita, arrabbiata, ma sai quando proprio diventi cupo, proprio ti... E poi insomma si è sciolto tutta questa cupezza, si è sciolta in questa poesia. Forse riuscirete anche a capire di che cosa sto parlando. Era un campo profughi questo tempo, paradiso senza sorelle, difeso dall'offesa di chi sbarca lurido. Non abbiamo impegni di sangue né di memoria per chi naufraga sul nostro futuro. A nessuno indirizzo arriveranno i vostri Natali da festeggiare. Non ci sono giorni nati bene in questi giorni di guerra. Scorderemo le vostre facce come impegno di domani. Penso che sia emotivo, parecchio, no? Sì. E una cosa che adesso pensavo che tu parlavi, perché noi qua questi nostri sono molto salottieri, quindi diciamo... ci consentono di fare delle conversazioni così. Queste altre cose di cui tu, che hanno dato il titolo poi alla raccolta, Alia, queste altre cose sono delle altre cose rispetto a quelle che ti hanno ispirato Egre. Sì. E quindi sono una dimensione diversa, cioè una dimensione tua di maggiore partecipazione, penso, no? Di maggiore partecipazione alle cose della vita rispetto a quella sbogliatezza. Alia, sai, nella radice, perché poi, come ti dicevo in ufficio, questo titolo è stato trovato con Maria Zarro, perché io non riuscivo a trovare... Che mi saluta, ma sarà a cena con noi stasera. Quindi. Non riuscivo a trovare questo titolo da questa raccolta, e doveva comprendere anche Egre, no? E alla fine, dopo un pomeriggio a casa mia, in cui, come sempre, quando siamo insieme, intanto ci divertiamo come matte. Cioè, se ci fosse una telecamera a riprenderci, penso che perderemo tutte e due il posto di lavoro, perché regrediamo a livelli che non vi so dire. Quindi con Maria abbiamo proprio questa complicità del gioco, no? Perché poi tutte e due amiamo le parole, giocare con le parole, quindi la battuta, quindi facciamo cose disdicevoli con le parole. Però, ecco, lei mi aveva aiutato, eccetera. Allora, alla fine, tutte e due abbiamo convenuto per questo titolo, perché lei giustamente ci leggeva, come fa sempre lei, le ali, quindi la leggerezza, il volare, eccetera, insomma, no? Ecco, io, perché l'etimologia è anche un'etimologia che rimanda all'essere straniero,
altre cose, cose, ma anche cose altre, cioè anche questo senso dell'essere fuori dalle cose, dell'essere straniero. Quindi abbiamo giocato, dico abbiamo perché appunto ripeto, insieme a Maria abbiamo giocato appunto su questo. Su questo alia, su questo provenire, su questo sentirsi anche un po' stranieri delle volte, in effetti, ecco, questo è... Vieni, ti volevo leggere io un'altra poesia tua. Lunga prefazione, peraltro, lunga introduzione, cioè questa. Di Plinio, sì, di Plinio Verini. Poi non tutti hanno il titolo, cioè Pina, no, infatti, Pina è primavera, come ci ha ricordato Valeria. Pina è primavera, tra l'altro devo dire una cosa... per questa poesia, per questo fine primavera, perché si capisce che per una mia amica che è morta qualche anno fa, 5 anni fa per l'esattezza. Ma la cosa che non vi ho detto è un'altra, questo libro è uscito a giugno, fine maggio. Purtroppo agli inizi di giugno io ho perso un'altra amica carissima. Appunto, diciamo, lo shock è stato così, la mia compagna di banco del liceo. Per lo stesso motivo, per la stessa malattia, tumore al seno, anche lei. E, quindi questo libro io non, fino a settembre non l'ho potuto, non sono riuscita a prenderlo in mano, che c'era questa dedica a Pina. Ecco, con questa dedica in qualche modo mi riappacificavo con la storia di Pina. Ne aprivi una. Ecco, ne aprivo un'altra, Lina. Ecco, per cui c'è uno strano destino, insomma, rispetto a questo fatto, ecco, diciamo, queste mie due amiche, tutte e due morte giovani. La dedica infatti è a Pina, perché il libro era già stampato, sì, fiori che non porterò, perché io per mesi dopo che lei è morta ho comprato dei fiori per portarli al cimitero, non li ho mai portati al cimitero. Alla fine faccio ancora questa cosa, che compro i fiori che piacciono a lei o le piante che piacciono a lei e le tengo io a casa, come facevamo quando lei era viva, che ci scambiavamo questi fiori, io e lei ci scambiavamo spesso queste piantine grasse, le più strane, con la differenza che le sue però crescevano, le mie morivano, che non ho... il pollice verde e poi c'ho i gatti grazie, lei che ci voglia... no e vabbè, ma io riesco a far morire anche quelle proprio... poi c'ho i gatti pure a casa, quindi comunque lei si ostinava a regalarmi queste cose, insomma, e quindi fiori che non porterò, perché le compro questi fiori ma non li porto al cimitero, perché non riesco ad andarci, perché lei non sta là, non ci riesco ad andare. Quella che cade dall'albero, la ciliegio, il cielo, madre di carne, quella che raccolse il pianto, madre di consolazione, implausibili madri tue, quella che tu figlia delle tue lacrime bambine, la mia madre perfetta madre, nella replica spezzata, nelle mani in combustione accese di rabbia e carezze, perché ho visto il mare e la confusione del sangue, nel parto che segue il parto. Necessarie madre mie, di pentimenti tardivi, quella che mi guardò con sospetto, rubandomi il trucco un pomeriggio d'estate, quella che morì da uomo, madri delle mie madri, figlie disabitate. Ecco questo rapporto madre-figlia. E tu affronti molto. Complicatissimo il rapporto madre-figlia. I maschi non sanno quanto possa essere complicato il rapporto madre-figlia. Non ci potete mai arrivare. È complicatissimo ed è anche difficile da spiegare, perché è poco indagato. È poco indagato nel senso che è poco indagato con onestà, voglio dire, perché ci vuole grande coraggio per indagarlo. Una pista, diciamo, me l'ha data una filosofa, ma fra poco vi dico pure come se mi venite in soccorso, Luisa Muraro che scrive che il problema è il corpo della madre, staccarsi dal corpo della madre, ma il corpo della figlia è uguale al corpo della madre, quindi non è un altro corpo, no? Come il maschio che si stacca dal corpo della madre. Questo dà vita ad una serie di meccanismi anche, diciamo, perversi, no? per taluni aspetti, perché la madre inevitabilmente si rispecchia nella figlia. Dice, vabbè,
è banale, no, è terrificante questa cosa, perché questo per secoli ha significato che hanno le madri dei carnefici delle figlie femmine, perché se io sono vittima, tu sei me, quindi tu sei vittima come me, insomma, no? Erano, sono state... adesso, ma in ogni caso, voglio dire, è difficile il rapporto, e io, diciamo, ho tentato di capirci qualcosa indagando proprio sulla mia famiglia, mi spiego. Dunque, la mia nonna materna, che diciamo, io racconto un episodio, diciamo, della mia saga familiare praticamente, perché la mia nonna materna è rimasta orfana a 3 anni, sua madre era incinta di un'altra bambina, e lei ha fatto i capricci, aveva 3 anni mia nonna, per cui la madre è salita su quest'albero di ciliegio per prenderle queste ciliegie, si è spezzato il rame, è caduto, è morta lei. Come succedeva spesso poi, questa bambina è stata cresciuta dalla sorella della madre, come spesso poi accadeva, no? Ecco. Per cui mia nonna è stata solo una figlia, è stata una figlia orfana, perché intanto perché nessuno le ha permesso di dimenticare che, che aveva assassinato la madre a 3 anni in qualche modo, no? Per un capriccio, per una ciliegia, per delle ciliegie. Due, perché poi lei non è riuscita ad amare le figlie femmine, perché lei non era stata amata. E lei si è sempre sentita colpevole, per cui lei non ha amato le figlie femmine, ha amato i figli maschi, ma non ha amato le figlie femmine. Apparentemente ha amato anche le figlie femmine, però poi in realtà le ha odiate le figlie femmine, cioè c'era una parte di lei che invece le rifiutava queste figlie femmine. Scusa, la nonna materna? La nonna materna. Mia madre, a sua volta, è una donna, io la racconto in un'altra parte, mia madre è una donna da termica, proprio io dico, no? Gli amori consanguinei, no? È una donna rabbiosa, passionale, che passa da... proprio casa mia è una tempesta con ti fronzai, cioè all'improvviso tu entri e dici buongiorno, 2 secondi dopo sei al centro di una tempesta perfetta, e quindi non puoi che sperare solo che passi, perché non riesci neanche a uscire di casa, quindi è una cosa mostruosa, perché questo rapporto, capisci, questo rapporto complicato a sua volta con la madre, con me, poi arrivo io, che non sono esattamente una donna, diciamo, proprio normalissima per come una madre vorrebbe una figlia, insomma, no? Cioè magari le amiche di mia madre, cioè, avevano le figlie, che belle, si fidanzavano, tranquille, si sposavano, facevano i figli. Mia madre aveva una figlia che non sapeva mai dove stava, se tornava la sera, dove stava, che combinava, che le passava per la testa, quindi poveraccia, capito? Presso a questa figlia. E allora tutte queste donne, però in realtà vedi, nella mia famiglia è tutto condensato in 3-4 generazioni, ma se andiamo a vedere, tutte noi donne poi alla fine siamo figlie di queste donne, perché queste sono le donne che sono sopravvissute, le altre non sono neanche sopravvissute alla violenza maschile, no? Siamo tutte un po' disturbate, veniamo tutte da queste donne così, che in qualche modo dovevano in qualche modo sopravvivere alla violenza maschile, inventavano delle strategie di sopravvivenza. E il rapporto con le nostre madri non è un rapporto, non può essere un rapporto tranquillo. Come dire, le nostre madri possono diventare figlie. Nostre, perché poi a un certo punto i genitori diventano nostri figli, anche le nostre madri diventano figlie, però noi donne siamo sempre un po' orfane rispetto agli uomini, no? Perché l'accudimento materno in noi diventa anche accanimento, c'è anche una sorta di accanimento, no? La madre vuole la figlia, ecco, la madre vuole il figlio maschio, però vuole la figlia perfetta. Un figlio maschio non deve essere perfetto, basta che sia maschio. La figlia femmina deve essere perfetta, perché si deve farsi perdonare il fatto di essere femmina, di essere una replica della madre, di non essere altro rispetto alla madre, di essere una sorta di prolungamento della madre. È una cosa terribile, vista.
che non significa che non ci amiamo, noi amiamo le nostre madri ci amano, però c'è questa guerra sotterranea che sfugge a voi maschi. Questa cosa che sfugge. Mi hai illuminato con una serie di cose su cui. Per cui io mi interrogo molto sulle madri, capisci? Non essendo io madre, non è un caso che poi probabilmente non sono diventata madre. Vabbè, ma questo capita quando la mamma ha avuto un pessimo rapporto poi con... Cioè, io credo di... Non ci sono madri che non hanno avuto, non ci sono figlie che non hanno avuto almeno una volta un pessimo rapporto. Non esistono, vabbè, non esiste un rapporto quieto. Non può esistere un rapporto quieto con la madre, perché al padre si disobbedisce. Quindi è facile, basta non fare le cose nel nome del padre, prova a disobbedire alla madre. Io due maschi, alla madre non si può, alla madre non si può disobbedire, dalla madre non si può. Però secondo me lei racconta anche una storia di maternità che l'ha detto bene prima. È difficile. No, ma non solo di maternità difficile, di maternità legata a quella maternità che aveva dovuto sopravvivere alla maschilità. Che è una cosa diversa, peraltro generazionalmente non è la nostra generazione, diciamo, è una generazione diversa, una generazione antecedente alla nostra. Però devo dire che delle cose che lei ha detto, per la verità mia sorella Lucia non c'è più, però c'è la cosa che ho scritto per lei, devo dire che mi ha ricordato molto il rapporto tra mia sorella Lucia e mia madre e forse una serie di riflessioni su questo argomento al di là della poesia del il cordone umbilicale con la figlia si stacca mai, capito? Quella è la tragedia, che la figlia è il prolungamento della... ci hai evocato troppe cose in questo momento, mi hai spinto a fare delle considerazioni rispetto personali, perché poi nel rapporto tra mia madre e mia sorella c'era esattamente una serie di cose. È vero che questo è un rapporto quiescente, non ti ci puoi accontentare, capito? C'è una tensione continua, non ti puoi accontentare. È vero, è così, brava. Valeria, ti posso dare del tuo? Sì, Valeria. Lei ha questa capacità, vedi, di... Sintetizzare. Sintetizzi più di me. Sì, questo è... Ma se leggi Luisa Muraro, guarda, è chiaro, io non lo so spiegare. Luisa Muraro si interessa pure del rapporto, per esempio, con Dio. Sì. Delle donne, il Dio delle donne. Per esempio, no? Perché noi non possiamo avere con la divinità lo stesso tipo di rapporto che hanno gli uomini con la divinità? A parte il fatto che io sono fermamente convinta che se Dio esiste è femmina, e ci bene. Ti ringraziamo di avercelo ricordato. Che ci bene, che creava anche. Perché noi, non è vero che le divinità non creavano, ci bene creava, era anche una madre che creava, ci bene, insomma. Almeno qua in Occidente, la madre col bambino, cioè il resto è per... anche qui è poca cosa. Beh, allora io direi diamo innanzitutto a Claudio la possibilità di leggerci un'ultima poesia, quella che preferisce, e poi chi si trattiene a cena si trattiene a chiacchierare con Claudia. Mentre Claudio sceglie la poesia, volevo dire che noi abbiamo mercoledì piuttosto impegnativo. Al di là dell'incontro settimanale, abbiamo anche l'assemblea di approvazione del bilancio della Fondazione. Quindi facciamo prima alle 6 l'incontro della Fondazione, poi continuiamo alle 19, facciamo il nostro incontro abituale. Vi leggo questo e ogni volta scatena sempre delle polemiche. Una mia amica che è farmacista, l'ha scritta sulla lavagna in farmacia, sono stati dibattiti all'interno della farmacia. A Roma ha scatenato. Non so, si scatena, fateci cosa. Sappiamo dei padri che ci amarono in contumacia, in nome del loro nome, nel tempo del loro tempo. Ma delle madri non sappiamo che questo. Partorirono nella carne anche Dio e fu un'ipotesi perfetta, di mancanza in mancanza, senza tempo né tempo. Beh, questa è molto nicciana, come così, un applauso. Anche l'assenza. Ma comunque, io ringrazio il bellissimo incontro, veramente bellissimo, come sempre Claudio, ogni volta che la sento Claudio mi dà sempre un grande conforto. Anche quando l'ho avuto all'università, così ragazzi, in una situazione completamente diversa, con testo giuridico, quindi figurati. Lei parlava di me, che questi ragazzi si ritrovate, cioè non sapevano neanche cos'è il teatro dell'assurdo, figuriamoci. Io ne esco, tutto quello che in qualche modo lei ci ha raccontato, ce l'ha raccontato, ce l'ha letto, perché poi tu sei stato molto bravo in quell'occasione, ce l'hai proprio letto.
Dunque, noi ci vediamo mercoledì prossimo. Mi dispiace che siamo stati un po' in meno oggi, ma i tempi, il clima, quindi... No, sta venendo pure il Papa. Ah, sta venendo pure il Papa. Ah, sta uscendo? Non è uscito ancora? No, no. Ah, lo stanno vestendo. Ci sta parecchio da fare. Prima il nome e poi si deve svestire. Celestino Sesto. Io vi ringrazio tutti, ci vediamo mercoledì. Prego quei soci di essere puntuali per l'esempio, se poi possiamo lanciare l'incontro per l'esempio. Bene, grazie. Grazie, veramente mi sento sempre accolta qua, mi lascio andare. No, è stata bellissima.